Non dimenticare che oggi siamo insieme. E forse lo potremmo rimandare a domani. Non riesco più a muovere un muscolo. No, avevi promesso, non puoi tirarti indietro. Manu, lo vedi bene che il tuo vecchio padre è stanco, sai, non ha più 20 anni. Vecchio padre, ma se sono un fiore per la mia età. Sei appassito, è per questo che non vieni a sciare. Tu hai paura. Paura io? Scherzi, e di che cosa? Del ridicolo, un vecchio che si trascina dietro al figlio, eh? Che stai dicendo? Sciavo prima ancora che tu nascessi. E ai miei tempi lo sci era un'altra cosa. Gli sci erano di legno e gli scarponi di cuoio con i lacci. E la neve com'era? Tu stai scherzando? Allora non c'erano impianti come adesso. Non c'era tutta questa roba moderna. Le seggiovie, gli ski lift, le funivie. E non c'era neanche la televisione allora. Niente tele. Accidenti, che brutta vita. Mi raccomando, siate prudenti, non fate i pazzi. Non preoccuparti, andremo piano, promesso. Tu di sicuro, non potresti fare altrimenti. Non ricominciare, Manu. Ti ho detto che non è questione di correre. Faresti meglio curare il tuo stile invece di buttarti. Sarebbe molto meglio. E beh, appunto, il mio stile è buttarmi. E quando avrai una gamba rotta sarai a posto, eh? Smettila, non è la prima volta che scio e non mi sono mai rotto niente finora. È proprio questo che mi preoccupa, non può durare. Beh, papà, che cosa fai con gli sci? Come pesano questi aggeggi? Ma guarda, non è possibile. Ah, bravo, ben fatto. Adesso li metto, preferisco spingere con le racchette. Hai ragione, ma siamo quasi arrivati. Ragazzi, che fatica. È dura andare avanti così. E adesso in più sale. Ecco, ci siamo finalmente. Direi che ne avremo per un bel po'. Almeno avremo il tempo di tirare il fiato. Sta per essere il nostro turno. Beh, era ora. Avete ski pass o abbonamento? Oh no, è vero, non ci avevo pensato. Lei ne vende? No, dovete andare alla cassa ai piedi della funivia. Ma è lontanissimo, è giù in paese. Bravo, abbiamo aspettato tutto questo tempo per niente. E tu ci avevi pensato? No, e allora? E là, aspettami qui, faccio in 5 minuti. Vengo con te. C'è pieno di gente anche qui. Prendiamo il settimanale, conviene. 140.000, scherzi. Ma se prendi il giornaliero costa ancora di più. Sì, ma se nevicasse domani ci perderemmo. E poi servirebbe la foto e quella bisogna farsela fare. E tu vieni sempre male, vengono certe facce orribili. Vabbè, prendiamo pure il giornaliero, fa lo stesso. Se ti piace fare la coda ogni mattina. Ma chi parla di giornaliero? Sarebbe ancora meglio prendere i punti singoli. I punti? Ma poi bisogna tirarli fuori ogni volta che si fa una discesa. Se ne facciamo una lunga al giorno è sufficiente. Prendiamo la funivia che ci porta su e poi scendiamo tranquillamente qui. Ma ci metto solo un minuto. Li farai bastare, ci sono cose più intelligenti da fare che scendere a tutta velocità. Bisogna saper ammirare questi splendidi paesaggi. La neve, respirare l'aria pura e fresca, osservare la fauna che ci abita. I salti dei camosci, il volo dell'aquila reale, il canto melodioso degli uccelli, tutto, tutto qui, tutto è poesia. Allora, nonno, ti vuoi sbrigare? Abbiamo fretta. Presto, Manu, la funivia è già qui. Non abbiamo aspettato molto. Non siamo in tanti. Ah, bene, non c'è molta gente. No, questo no. Su, ragazzi, sbrigatevi e non ammassatevi. È pieno di bambini. Ehi, calmatevi voi. Attenzione, si chiude la porta. Promette bene. Non ne avremo per molto, tra 20 minuti ci siamo. Siamo già altissimi. Hai visto il paese che piccolo? Non posso guardare, ho le vertigini. Pensa che roba se si rompe il cavo. Non mi parlare di disgrazie. Voglio vedere, voglio vedere.
vedere come sono maleducati, ci vorrebbe una sculacciata. Attento, sono in molto. Non mi fa paura, ne ho affrontati altri. Ero forte da giovane e mi facevo intendere. Avrei voluto vederti. Ora guarda, silenzio tutti quanti, basta. D'ora in poi non voglio sentir volare una mosca. Sembra che funzioni, bravo papà, che autorità. Hai visto chi è che comanda qui? Ma chi si crede quello? Si arrabbia il nonno. Ehi, se sei un uomo. Sì, vattene via. Calma ragazzi, stavo solo dicendo per scherza. Si diverte a provocare i ragazzi così? Non crede che siano già abbastanza nervosi? Ma io veramente... Su, niente panico, è solo un piccolo guasto tecnico. Ripartiremo presto, vedrete. Ci mancava solo questo. Oscilla terribilmente, non mi piace. Approfittane per ammirare il paesaggio, è bello. Sì, come siamo alti. Pronto, Robert, che cosa succede? È un cortocircuito, vediamo cosa si può fare. È grave? Non credo, ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Se capisco bene, ce ne manca a sciare, che iella. Hai visto che ho fatto bene a prendere i punti? Smettila di spingere! Lasciami vicino alla finestra, che io voglio vedere giù! Potevi metterti davanti! Su, ragazzi, volete stare calmi? Beh, non ha molta energia quello. So io che cosa ci vuole per calmarvi. Ragazzi, ho un'idea, giochiamo agli indovinelli! Pensate ad un personaggio famoso, io indovino, d'accordo? Sì, d'accordo! Bene, hai visto, questa volta ha funzionato, Bravo! Allora, siete pronti? Sì, può farci tutte le domande che vuole. Allora, se fosse un animale? Un animale sarebbe una scimmia. Un serpente con gli occhiali. D'accordo, è un uomo con gli occhiali. E se fosse una verdura? Una patata? Un cetriolo. Non deve essere un tipo molto sveglio, mi pare. Io ho già una certa idea. Non suggerire, se fosse un oggetto? Sarebbero le ciabatte. Ah, addirittura, allora ricapitoliamo. Deve essere un tipo cretino e con gli occhiali. Vediamo chi potrebbe essere. Io ho capito, è lui. Sì, sì, è lui. Sono io. Adesso tocca a me. No, bisogna prendere personaggi famosi, non potevo indovinare. No, non vale. Come non vale? Mi dispiace, ma ho indovinato, quindi tocca a me. Ma chi l'ha chiesto niente? Si occupi di questo schifo di funivia invece. Cosa schifo di funivia la mia? Se non le piace esca pure, io non la trattengo. Non mi tocchi. Sì, calmatevi, è così che date il buon esempio. Vergognatevi, siete peggio dei ragazzi. Si riparte. Ha visto che non è uno schifo. Allora che si fa? Si continua? No. Siamo arrivati. Scendete tutti ora. Era ora. Attenzione. Vado piano all'inizio perché ho un po' dimenticato col tempo, Lo vedo, più leggero dietro, papà. Forza, sei troppo indietro, te l'ho detto. Sì, lo so bene, ma sono scivolato. Sì, ho dimenticato di dirtela, si scivola. Come sei divertente, Manu. Su, continua e pensa a migliorare lo stile. È ciò che faccio. Ah, bello stile, pensi di scendere tutto a spazzaneve? Perché no, è bello lo spazzaneve ben fatto. Non male, è bello anche un tombolo ben fatto. Colpa tua, cretino, smetti di parlarmi, mi distrai. Ma non dire fesserie, sono gentile, ti aspetto e in più mi insulti. Appunto, vedere che mi aspetti mi stressa. Ok, ti lascio, ma non venire a lamentarti se non fai progressi. Ma no, adesso ho capito, me la sbroglierò da solo. Beh, a tra poco, ci vediamo giù. Bene, a dopo, Manu. Sa, ma la pena sciare vuole insegnarmi che ridere, sia molto meglio quando non c'è. Ecco ragazzi, guardate il signore laggiù, è così che si fa lo spazzaneve. Ah no, ancora loro. Mi scusi, ma vedo che è esperto di spazzaneve. Farebbe vedere a questi giovani come si fa? Ma certamente, guardatemi bene, ragazzi, e fate come me, vedrete che non è difficile. Ecco, così leggeri sul dietro e non dimenticate di curare lo stile. In effetti non c'è niente di meglio per imparare a sciare che insegnare agli altri.